L'ultima volta che l'ho incontrata è stato in uno spettacolo che io facevo. Ho detto sì. Mi hanno fatto uno scherzo, non me l'hanno detto. Vado a comprare le sigarette. Alla fine di questo spettacolo si è aperta la porta ed è entrata lei. Lei è salita, abbiamo cantato sempre la canzone sua insieme, però lei cantava dal microfonino mio. Anche tu, così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai. Finita questa cosa, lei ha detto delle cose bellissime al pubblico. È una serata magica perché nel pubblico c'era Ozpetek, c'era Bova, chissà. Tosca è grande, grande, c'ha una voce straordinaria. All'età sua anch'io, adesso comincio a sentire. Pace, tazzita, che dici? Oddio, grazie. Remedios, niña pequeña, chiquita, hermosa, preziosa. Mi sono stato un incontro, sai che sentivo proprio l'esigenza di lei in qualche modo. Quedarasi sentata all'origlio del mare in las manos. Gena de Mi perla. sono messo lì seduto a sentire tutto, passavo da una cosa all'altra, ricordavo, ricordavo, ricordavo. A un certo punto sento Remedios, dico, oddio, vedi? Quando abbiamo girato la scena dell'obitorio, degli amici che camminano, io in testa c'avevo questa canzone. Quando le ho detto alle persone, ai collaboratori, metterò questa canzone, mi hanno detto, ma non è troppo allegra per quel momento lì, invece è stata proprio perfetta, perfetta, perfetta era. La morte e la vita, e Gabriella Ferri è andata sempre su questa cosa, ha giocato sempre sulla morte e sulla vita.